Benvenuti qua sul mio canale, io sono Vivo Libero e vi do il benvenuto su Farming Simulator 2019, ma stavolta sulla Facebook Map. Allora, ragazzioli, sto registrando, oggi sarebbe sabato 9 maggio, ok? Ci dovrebbe essere stata la live. Purtroppo ragazzi ho avuto un problemino, un problemino mio personale di salute un po' particolare e non ho potuto fare la live, anche perché mi avreste dovuto sentire milioni e milioni di volte alzarmi, correre, andare in bagno, eccetera. Sto facendo questa registrazione, speriamo di riuscire a resistere. E boh, quindi vi chiedo scusa se non ci sarà la live. Io ripeto, questo video qua verrà messo tra un bel po' perché purtroppo ne ho registrati altri insieme, quindi non so bene quando li metterò. Voglio provare a vedere se riesco a pubblicare. Stamattina volevo pubblicare un video. Vi dico ragazzi che stavo per fare un infarto perché ho messo sul video alle 9:30, erano le 11:30, era il 30%. Ok? Ho terminato di pubblicarlo perché una cosa così io non l'ho mai vista. Cioè, io sto avendo dei problemi assurdi con il mio computer. Quindi non lo so, non so come devo fare. Allora, finalmente, ragazzi, vi faccio vedere una cosa. Finalmente, allora, prima di tutto qua, adesso dobbiamo fare una cosa. Andare a prendere questa nostra tribbiola, trobbiola, stronzola, qua. Andiamo a vuotarla dentro nel lo sniappolo vivente qui. Ok, e finalmente ragazzi abbiamo finito di traviare i semi di soia. Vediamo per il momento perché c'è da tagliare là. Quindi allora facciamo così intanto. Facciamo così, ci spostiamo e andiamo un attimo giù e andiamo ad aggiustare la barra. Mamma mia ragazzi, era proprio messa male, ma messa male di brutto. A momenti dobbiamo buttare via tutto. Mamma mia, non oso immaginare quanto mi viene a costare la mia ripresa. Spostiamo la barra più in qua, così, turna, ok. Io non so perché mi cambia sempre la situation. Tan urca, ripara. Beh, pensavo di più, dai. Forse perché la mititrebbe è vecchia. Probabile. Ok, adesso già un'altra cosa. Perfetto. Ok. Allora, io direi ragazzi di lasciarla qua. Andiamo a prendere il nostro trattore. Questo qui, andiamo a vuotare i nostri semi di soia dentro nello sgnaccolo del silos e poi vediamo un attimino se può fare. Non ho ancora finito la mia casetta, ma mi piace, fa un po' schifo, eh. Ho messo quelle staccionate lì, però ragazzi sono belle da vedere, però c'è un piccolo problema, ma proprio piccolo, ragazzi. Il problema è che non hanno un cancelletto,
quindi scusatemi, ma con sta cacchio di allergia tra starnuti, tosse, scorreggi, no, scorreggi sì, vabbè, ogni tanto, ma è un po' così, con sto polline che gira è una cosa micidiale. Allora, dobbiamo, no, possiamo andare con questo. Oh, ma no, utilizziamo questo, perché l'altro ce l'abbiamo con il carro. Ragazzi, devo prendere un altro trattorino. Lo devo prendere. Allora, però ragazzi, devo fare un'altra cosa adesso. Perché voglio prima vedere una coppia. Finalmente, ragazzi, abbiamo finito le patate, eh. Possiamo dilettarci a vedere, ecco, figurati anche qua, calceviva, ragazzi, non mi basta calceviva, porca miseria. Sto pensando comunque seriamente di mettere i silos, perché la situazione è problematica, eh. La situazione è troppo problematica, quindi sto pensando seriamente di mettere i silos. Vediamo un attimino. Andiamo a mettere questo, così qua, perché non ci basta mai quella che c'è qua dentro e non ci basta neanche quella che c'è qua, perché ragazzi ne abbiamo veramente, ma veramente poco, abbiamo solo tre bancali, non so neanche se ci bastano, eh. Quindi vi dico la verità, sto pensando seriamente di mettere la calce, il silos della calce. Perché magari solo quello della calce. E vediamo un attimino anche magari la cisternetta del diserbo, perché se no ragazzi qua non ce la fanno. Non ce la fanno, non ce la fanno. Allora, io direi che. Ma no, andiamo a fare prima quello di là, perché? Vi spiego anche perché. Perché abbiamo già il trattore di là per arare. Quindi io direi di cominciare a fare già di là, tanto di qua. Dobbiamo poi seminare l'erba, quindi l'erba la possiamo già iniziare poi a seminare di là, quindi non è un grosso problema. Qua, perfetto, andiamo qui, non ha fatto andiamo qua e vediamo via, fatemi vedere, sì, ma che culo, ragazzi. Niente, dobbiamo mettere la cisternetta e boh. Quindi andremo a mettere la cisternetta perché non ci basta la calce. Quindi andremo a comprare altra roba. Allora.
qua e carichiamo gli altri bancali che ci sono qua. Ok? Poi, ragazzi, vi faccio vedere un'altra cosuccia. Adesso mettiamo subito a fare questo con la calce bianca, così almeno siamo tranquilli. Speriamo che ce la faccia a tirarlo, perché non è piccolo, eh. È un bel carro grande quello là. Speriamo solo. Dovrebbe farcela, però. Almeno quello là è anche più grande, sparge molto più largo e tiene molta più roba, quindi ce la facciamo. Piano piano, ragazzi, ci stiamo ingrandendo, quindi vediamo un attimino cosa riusciamo a concludere. Io, come sempre, non so mai quanto ci abbiamo messo a fare tutto l'ambaradalma. Tu non hai capito che è questo quello che devo prendere io, non quello lì. Mamma mia, ho un trattorino microbo che deve tirare sto co... Mamma. Ok. Ok, calce bianca. Mazza, un bancale manco se ne accorge. C'è solo manco il fondo preparato. Sti mazzi. Ok. Però. Ok. Mamma mia, ragazzi. Dobbiamo andare di là. Abbiamo un po' di roba e dobbiamo tirare via un po' di cose da qua. Eh sì, direi proprio di sì. Andiamo. Sembra che ce la faccia, però è mezzo vuoto qui. Dai, camions. Ok, poi piano piano, ragazzi, cambieremo anche i mezzi. Adesso abbiamo dei mezzi molto piccoli, dei mezzi anche vecchi. Piano piano incominceremo a cambiare i mezzi. Piano piano ci vanno le cose. Adesso volevo prima ampliarmi un pochettino, mettere qualche allevamento, qualche cosa insieme, perché ragazzi, se no qua non ce la famo. L'unico problema, ragazzi, è che qui mi sa che non ci basta il tutto, perché ci va per forza, è qua, non so se ci basta il posto dove noi abbiamo qua per mettere gli allevamenti, quindi dobbiamo vedere un attimino. Allora, io direi di fare una cosa, ragazzi, di mettere, per mettere gli allevamenti, direi di, dobbiamo provare. Prima dobbiamo provare. Così ci siamo. Speriamo che ci basta, perché non lo so mica, cioè, mi sa che, ragazzi, non ci basta. E niente, devo poi andare a scaricare il tutto. Allora, andiamo subito a mettere giù questo, così va avanti un attimo a cosa, e noi veniamo di qua e vi faccio vedere subito la patata washer in azione. Ok, l'avevamo fatto in live, però purtroppo la live è venuta uno schifo, quindi ve la riporterò adesso, la patata washer, e vi farò vedere. È una figata, vi dico solo che è una gran figata, ragazzi. Ho scaricato altre cose che andremo poi a fare, a mettere, a sgnappolare, e vi farò vedere tantissime cose, vediamo, perché tante cose le altre volte, l'altra volta non le avevamo fatte, quindi facciamo così e diamo via, ragazzi, eccoci qua. Vai!
speriamo che riesca a farcela. E così almeno incominciamo ad arare. Allora, andiamo subito qui, esattamente qui. Allora, noi abbiamo questo trattore qui, abbiamo il carro qua, però noi possiamo anche fare in questa maniera adesso, perché a noi ci serve l'acqua. Quindi andiamo a prendere l'acqua. Comunque sta pala meccanica, ragazzi, non è male, vi dico la verità. È vecchia, però mi trovo abbastanza bene. Non è una porcheria, non è una schifezza. Diciamo che ce la caviamo abbastanza bene. Allora, carica acqua. Andiamo a vuotare l'acqua. Così almeno, ragazzi, vi faccio vedere bene. Perché l'altra volta nella live non si vede, si vedeva scatti. Poi non riuscivo a far andare i nastri. Sono un pirla. Come sempre io sono un pirla. Perché i nastri non andranno mai se tu automaticamente non li attivi. Se tu hai un trattore. Ah, è già piena. Perfetto. La metteremo dopo. Allora, se voi non attivate, se voi il trattore lo non lo accendete, il trattore non va. È la stessa cosa in nastro. Purtroppo, essendo che si è deficienti nella vita, allora si va su e il nastro deve fare, no, questo movimento qua. Purtroppo non è facile guidarlo perché vedete. Non è facile guidarlo perché dovrebbe andare a imbattersi di qua mercoledì, di là, così, no? Contrario, ma non così, ma allora mi sta facendo girare le balle, così, bene. Allora, adesso dobbiamo fare in questa maniera. A di spieganastro. Ok. Così. Come potete vedere, ragazzi, io mi sto girando, ok? Perfetto. Allora. No. Così, no? Perfetto. Eccoci qua. Come vedete, ragazzi, va tutto, ok? Adesso dobbiamo cercare di capire il perché non funge il nastro lì, perché forse molto probabilmente dobbiamo salirci su, no, proviamo a spostarlo un po' così. Devo vedere un attimino come farlo funzionare. Allora, dispiega e che sono un coglione. Scusate ragazzi, sono stato un pirla. Andiamo a vedere un attimo se è ancora sopra, ma direi proprio di no. Quindi facciamo così. Esatto, e lui carica.
Vedete? Come potete vedere, lui carica le patate automaticamente. Adesso possiamo scendere e lui carica. Quando la patata washer, intanto lui sta lavando, come potete vedere qua gira, ok? Le patate entrano dentro questo cestello dove c'è dell'acqua e vanno a finire di qua lavate. Guardate la differenza di colore da quelle lì a queste qua. Avete visto? Quindi quando il trattore è a posto, quindi noi andiamo sul trastrur, non dirmi che ha già finito, no, però si è andato a scontrare, giusto? Stacchiamo questo e andiamo ad attaccare il carro, ok? Ecco, da pirla però ragazzi, cosa è successo? Che noi abbiamo girato il carro in una maniera sbagliata, perché? Perché come regola noi dovremmo andare girati al contrario, se no il carro non lo attaccheremmo mai e non lo staccheremo mai. Quindi se ci serve il trattore, noi il carro lo dobbiamo girare così. Guardate, vi faccio vedere. Così, per chi vuole provare, può scaricarla e questa ragazzi fa parte della Global Company. Ok? Allora, basta fare così e lei automaticamente scarica, ok? Svuota automaticamente. Ne abbiamo pochissime adesso, non è un grosso problema, però vi volevo far vedere proprio questo. E qua dentro invece ci sono due trincee che vi faccio vedere. Sono trincee che servono apposta per mettere queste patate dentro, no? Queste o anche quelle altre, cioè servono per le patate, più che altro. Ok? Allora, le patate quelle lavate io le metto qua perché poi, ragazzi, andremo a fare altre cose con le patate, eh? Ho scaricato alcune cose, quindi vi farò provare, vedere un attimino tutto l'ambaradan che andremo poi a fare. Ok, bene, ha scaricato. L'unico, ecco, l'unica cosa, ragazzi, non so se lui qui mi segnala quante patate ci sono. Devo poi andare a prendere le altre che ci sono nel silos. Andiamo a vedere, perché non so se questo me lo segna come silos. Andiamo a vedere e vediamo un attimino se con le patate ci dice, no, esattamente, non mi dice quante patate ci sono, però se noi andassimo qua, fatemi vedere. No, chiudi il portone, no, però non vorrei che qua mi dicesse, no, non mi dice praticamente nulla, quindi non sappiamo quante patatazze noi abbiamo, bella roba. Però aspettate un attimo, se io provassi a fare una cosa del genere, scusate un attimo, varie. Lo posso mettere qua dentro? Tipo una cosa. Dov'è? Esatto, una cosa così. No, dentro non me lo fa mettere. E fuori me lo fai mettere? Devo vedere un attimino se me lo fa mettere qua fuori. Cioè, scusa, Allora, non me lo fai mettere. No, dentro non me lo fai mettere. No, per niente. Qua non me lo fai mettere e quindi non mi serve un cacchio qua. Oh, i gay. Però me lo farebbe mettere qua. Guardate, vedete? Però io qua, ragazzi, voglio mettere questo, che è molto molto più grande
ed è tutta un'altra cosa. Questo, ragazzi, messo praticamente, possiamo metterlo magari anche girato così qua. Sì, ma che fico. Così mentre noi arriviamo, qua, guardate, in mezzo tra una, eccolo qua, così, guardate ragazzi che fico, torniamo indietro, in dream, drone, drone, eccolo qua, tan, ragazzi vi ho fatto vedere questo, guardate un pochettino cosa ci dice qua, ci dice tutto quello che abbiamo dentro nel silos adesso. Ok, sì, là non lo possiamo mettere, non lo metteremo. Ok, allora, la patata washer ve l'ho fatta vedere. Questa cocla, ragazzi, funziona, però non funziona con le patate. Non funziona con le patate, però voglio provare. Perché, X, vediamo un po'. Però, ragazzi, qua sta andando veramente, ma veramente bene. E se noi invece la mettessimo esattamente qui? Vediamo un attimino, perché magari funge. Cioè, se io la girassi così, ok? Per dire, e da qui io volessi spostare le patate lì, ok? Per dire qui. Per portarla direttamente sul nastro. Ecco. Ok. Accendiamo. Perfetto. Funzionerebbe anche questa, ragazzi. Se io volessi fare un'altra cosa, scusate, ok, possiamo fare anche questa cosa. Come potete vedere, ragazzi, funziona anche questa cosa qui. Quindi io utilizzerò anche questa magari per aggiustare bene le patate, spostarle bene, magari vediamo un attimino cosa fare. Ci sono tante cose che potrei fare con questa. Ok, diciamo che possiamo adesso andare giù, perfetto, qua sta facendo un ottimo lavoro. Qui sta inserendo di nuovo le patate dentro. Andiamo a fare in questa maniera. E andiamo a vedere, ragazzi, che ci sono per adesso solo 5.000 litri di patate lavate. Ok? Produttività 30.000 litri ora. Quindi per il momento, ragazzi, ne abbiamo pochissimi. Possiamo tenerla sempre attiva, quindi possiamo essere tranquilli. Ok, ragazzi? Bene, allora facciamo una cosa. Io per il momento vi saluto qua. Abbiamo visto un bel po' di cosucce.
nel prossimo video vedremo, ragazzi, se riesco a se si riesce magari ad avviare già un piccolo allevamento. Ok? Proverò a comprarlo a parte. Volevo vedere, allora facciamo così, poi vi saluto. Andiamo un attimo qua, perché voglio vedere, ragazzi, di comprare un allevamento, visto considerato che noi abbiamo già l'opportunità, volevo prendere questo qua. Però, ragazzi, è un allevamento veramente, ma veramente enorme. Guardate che bestia di un allevamento. Cioè, non me lo fa neanche mettere, perché andrebbe bene, però. Cacchio. Allora, andiamo a spostare un attimo la botte, ma la tiro indietro a mano, perché tanto chi se ne fotte. Voglio vedere se riesco a... Ok, a vedere se riesco a mettere giù questo allevamento, perché io volevo mettere questo, che è veramente bello da vedere, ragazzi. È tutto all'aperto ed è coperto solamente da... non me lo fa mettere. Oh. Allora, sì che me lo fa mettere, perfetto. Fatemi vedere. Oh. Allora. Io ho messo giù questo qua. Di qua però, ma a parte che non ci interesserebbe passare di lì, io direi che così, ragazzi, potremmo anche andare qua, ce la facciamo, sì, tranquillamente. Secondo me va bene così, ragazzi, girato in questa maniera. Ok, abbiamo messo quello lì. Facciamo che fare una cosa, mettiamone giù un altro e mettiamo, dov'è quello delle crau, crua, crie, creo. No, cavolo, per ovini. Ovini. E ci stanno 350 ovini, puttana. Andiamo a vedere questo cos'è. Questo è per... Questo è per bovini. Pascolo per ovini. No, mettiamo giù l'altro, ragazzi. Mettiamo giù questo. Vediamo. Che sberla di uno, madonna. Ragazzi, ma è enorme. No, vabbè, ma non posso mettere giù una cosa così. Ma guardate che sberla di un pascolo. Però, no, ma è enorme. Ma cioè, dove lo metto io sto coso? No, ma non è una cosa normale, dai, andiamo a vedere, mettere l'altro. Questo è per bovini, ovini, suini, cavalli, gnappi, pollaio, lo metteremo giù, ma poi. I cavalli per adesso non mi interessano. Io direi, vabbè, mettiamo giù questo, ragazzi. Poi magari lo cambieremo. Adesso vediamo un attimino. Allora, come potete vedere, ci può stare tranquillamente un altro allevamento qua. Allora, così, ma sì, lo possiamo mettere anche così, ragazzi. Mettiamolo qua. E questo è l'allevamento per le pecore. E metteremo anche magari quello per le galline, volendo. Questo qua che è per le galline, che però non ci sta. Quindi dovrei girarlo così, ma non ci sta.
lo dovrei mettere qui, però c'è il trattore. No, non ci sta, ragazzi. Vabbè, quindi non ci starebbe neanche quello dei cavalli, volendo. Fatemi vedere. Non ci starebbe neanche quello dei cavalli. Quindi niente, per il momento, ragazzi, lasciamo così. Ok? Bene, guardate, vi faccio vedere solo un attimino com'è questo, lo vedremo poi all'opera, magari nella prossima, nei prossimi video, adesso non magari il prossimo, però è veramente spettacolare, ragazzi, è bellissimo. Guardate, è tutto praticamente aperto, no? No, si entra di qua, questo così, e le mucche praticamente noi qua possiamo andare a dargli da mangiare, vedete? Andare a dargli da mangiare, c'è il posto dove dargli da bere, come potete vedere. Da una parte qua si possono comprare, qua c'è il latte, carico del latte, e di qua si dà da bere, vedete? È spettacolare, ragazzi. Si dà da bere, qui non ho capito che cos'è. Questo è per il liquame e qua c'è la gnappola merdaccia. Ok, beh, ragazzi, io direi che potevamo spostarci anche un po' di più. Vabbè, vedrò io un attimo perché mi ero sbagliato. Avevo cliccato troppo presto. Volendo qua ci potrebbe stare, bisognerebbe andare solo un po' più volendo un po' più avanti, però poi non ci giriamo più, no? Io direi che così, ragazzi, va bene, poi vediamo da allargarci un po' e fare qualcosa. Ok, ragazzi, io vi saluto qua, mi raccomando, tanti bei like sotto i miei video e condividete tutti quanti, ok? Come sempre, un grosso bacione e un grosso braccio da vivo libero. Ciao ragazzi, al prossimo gameplay.